Voglio ribadire alcuni concetti a mio avviso fondamentali. Il primo concetto è che la situazione attuale è figlia della volontà di non realizzare la terza corsia, che purtroppo tanti anni fa nella nostra regione ha visto alcune amministrazioni addirittura opporsi alla realizzazione di una infrastruttura, all'ampliamento di una infrastruttura che avrebbe messo in condizioni i viaggiatori, gli automobilisti, gli autotrasportatori di viaggiare in maggiore sicurezza. Purtroppo a quell'epoca, in quel momento, si era ritenuto quella scelta di ampliamento dell'autostrada A14 una scelta sbagliata e si è persa un'opportunità. Oggi siamo davanti, invece, da ormai 5 anni, alle esigenze di società autostrade di adeguare alle normative vigenti sia i viadotti che le gallerie. Una serie di cantieri interminabili che ci condizionano, ci penalizzano, ci soffocano e soffocano le nostre comunità da ormai troppi anni e che, oltre a soffocare l'economia e condizionare ogni giorno la quotidianità di chi in quel tratto deve viaggiare, rendono quel tratto particolarmente pericoloso. Noi in questi 2 anni abbiamo interloquito, abbiamo ottenuto dei risultati. Innanzitutto la sospensione dei cantieri nel periodo estivo, da giugno a settembre. Abbiamo ottenuto la sospensione dei cantieri nei ponti per le festività che vedevano addensarsi file lunghissime e creare condizioni particolarmente pericolose per i viaggiatori in quel tratto di autostrada. Però certamente i lavori di autostrade e di ASPI dovevano proseguire per la messa in sicurezza e per il rispetto delle normative. Oggi siamo arrivati ad un punto insostenibile, insopportabile. Chiederemo ad ASPI di interrompere i cantieri fino a quando non siano sono in condizioni di restituire cantieri in sicurezza, cantieri che possano essere in grado di evitare continui incidenti e condizioni accettabili per il transito degli automobilisti e degli autotrasportatori. E certo è che in questi 2 anni abbiamo fatto anche tanto altro. Abbiamo cercato di convincere tutte le amministrazioni del territorio sulla necessità di accettare la terza corsia, di accettare la terza corsia nel più breve tempo possibile. Proprio l'estate scorsa tutte le amministrazioni hanno dato mandato alla Regione di dialogare con società autostrade per ottenere quanto prima un progetto delle ipotesi per la realizzazione della terza corsia. A ottobre abbiamo fatto proprio un incontro con società autostrade e società autostrade, pensate voi, proprio martedì scorso ci ha presentato in via informale le ipotesi da dare alle amministrazioni locali. Quando eravamo arrivati ad una condizione molto avanzata di ipotesi da presentare alle amministrazioni locali per individuare la soluzione finale su cui poi chiedere al Ministero di poter procedere per la realizzazione della terza corsia, ci troviamo oggi davanti ad un'ennesima tragedia che per noi diventa insostenibile.